Grazie a tutti quanti. Voglio bene. Dove siamo? Alessio. Vicino a Lazio. Non so che vuole. Paese è bellissimo. Troppo alto per me. Io vivo a livello mare. Vabbè, ma che questo alla gente non interessa. Buonasera! Chiudila! Chiudiamo l'acqua! Mi chiamo Felice Cacco e sono di Napoli. Basta. Sono un grande giornalista sportivo. Tengo due giornali. Ovicolo, che è arrivato a decine e decine di copie, e il Financial Naples è venuto manca una cazza di copie e gli avevo detto finisce direttamente nei HS. Per fortuna mio padre mi ha fatto studiare e sono diventato antiquario. È un grande negozio di antiquariato a Napoli. Se venite a trovarmi, il negozio si chiama Cose di altre case. Venite di notte che è meglio. Quando mia moglie, io e mia moglie l'ho conosciuta in via Caracci, nella promenade, allora c'erano ancora le macchine, però ero dietro di lei, l'ho vista, una silhouette bellissima, spalle larghe, vita di vespa, fianca affusolata, gambe lunghe, capelli al vento, come Sofia Loren, era Sofia Loren, si è girata a Carlo Ponti. Però mi sono innamorato e l'ho sposata. L'ho sposata. L'altro giorno mi fa, Felice, fai lavorare mio fratello che tiene 15 anni, che è 10 anni che è disoccupato. Dico, se tiene 15 anni che vuole lavorare, falla faticare che voglio lavorare. Chi ti è venuto in negozio? E prima cosa ha fatto l'insegna a sua idea, ha scritto cose di altre case. Venite, punto esclamativo, ritroverete il vostro mobile. È arrivata la finanza. Abbiamo chiuso. Adesso abbiamo aperto cose di altre case mare a Ischia. Qui d'inverno riempiamo il negozio e d'estate vediamo. Però il mio fiore all'occhiello è il negozio che ho fatto a Barcellona. Un negozio antiquariato enorme, con le cose spagnole, americane, anzi mi sento tutto, si chiama Tu Casa e Mi Casa. Allora, dopo guardare il mio lavoro, ma voglio dire che io sono un uomo di mondo, l'altro giorno...